Bentrovato a tutti voi. Beh, la memoria o dimenticarsi è un problema che riguarda tutti. Devo dire che nella città metropolitana di Bologna mi dispiace no. Anche le ultime europee siamo andati molto No, bene, era siamo un primo voi più partito generale rivolto, diciamo, al Partito è Democratico, la al centro-sinistra. stragrande, sì, però il Partito Democratico sta in un paese molto lungo come tutti gli altri partiti. Quindi usare le elezioni regionali per fare il referendum sul governo nazionale, grazie no. Abbiamo perso a Mirandola ma abbiamo vinto a Rovigo. Non sto dicendo che grazie alla vittoria di Rovigo la Lega perderà il Veneto. Io inviterei a parlare nel merito e inviterei a guardare i fatti, perché capisco la percezione. Conta molto, ma i fatti dicono che siamo una regione all'avanguardia in Europa e saldamente in Europa. E gli altri fatti che vorrei si parlasse sono quali sono le proposte della Lega, perché oltre a dire che il PD governa da 70 anni, dicendo una bugia, perché è noto che i partiti sono cambiati in 70 anni, anche la Lega ha appena cambiato nome. Si potrebbe entrare nel merito Scusi, di quali sindaco, ma sono le quindi lei proposte dice che non alternative c'è che questi ragione di signori avanzano. preoccuparsi. In Emilia-Romagna andrà tutto per il meglio, c'è stato un buon governo, quindi il Io dico che centrosinistra non ha ragione di in Emilia-Romagna preoccuparsi. non c'è stato solo un buon governo, c'è stata giustizia sociale ed Quindi eguaglianza non c'è e c'è un ragione di ottimo preoccuparsi, rapporto è la con le domanda? imprese. No, c'è ragione di preoccuparsi nel senso di fare la campagna elettorale. Abbiamo appena saputo che Salvini sta qui 80 giorni, bene per i Eh già. nostri albergatori. Ci piacerebbe capire chi è il candidato in Emilia-Romagna che propone la Lega. Non credo che voteremo Salvini. Sì, questo è uno dei punti.